Buonasera ragazzi e benvenuti in questo nuovo video acquisti. Sì ragazzi, siamo al video acquisti 55 e da quello che ho visto io sul canale è passato un mese, 4 settimane. Un mostro. Vi dico una cosa però. Allora, come vi ho detto in passato e come vi dirò purtroppo, vi continuerò a dire adesso per non so quanto tempo, faccio fatica a leggere perché ho tante cose da fare e le cose si accumulano. Ho comunque letto tanto, ma tante cose ancora le ho ferme lì. E adesso partiamo proprio con quelle che non sono riuscito a leggere, ok? Che sono tante, ma meno di quelle che ho letto, meno male. Iniziamo ragazzi con il numero 18 e 19 di The Rising of the Shield Hero. L'altro giorno avevo preso il 19, quindi non avevo neanche il 18, quindi non potevo neanche leggerlo. Lo leggerò. So che ci metterò un po' a leggerlo perché non è così veloce. Però va bene, dai, mi piace e lo continuo volentieri. O almeno, spero non abbiano distrutto il manga con questi due volumi. Andiamo avanti, ragazzi, col numero 12 di Agente 008. Non vi ho fatto vedere l'11 perché l'11 lo vedrete dopo tra quelli che ho letto. Il 12 l'ho preso ieri, quindi ancora non ho potuto leggerlo. E poi, andando avanti, abbiamo We Never Learn, numero 20, che è il penultimo volume. Il 21 sarà l'ultimo. Ci sta! Devo dire, era partita bene, che mi piaceva, adesso un pochetto è calato, è sempre carino, ma un pochetto è calato, devo dire la verità. Diciamo che manga del genere, come We Never Learn o come tanti altri, mi hanno stancato. Nel senso, sono bene o male tutti uguali, quindi dopo un po' mi rompo i coglioni. Numero 9 di Record of Ragnarok, a me il manga continua a piacere tantissimo, l'anime non l'ho mai visto, so che in tantissimi si sono lamentati, però il manga ragazzi a me piace, non so che dirvi. Numero 7, numero 8 di Blue Lock. Che dire, è bello? Devo ancora leggerli questi due, quindi... Numero 100! 100! 100! One Piece. Quello normale, non è quello speciale. Prenderò anche quello speciale e forse ci farò un video. Non so neanche quando uscirà questo video qui, però forse ci farò un video anche sul volume 100 di One Piece. E poi abbiamo il numero 3 di Undead Unluck e vi dico subito, se questo volume è a un livello basso lo droppo subito, senza nessun problema, ve lo dico. Arriviamo adesso ai pezzi grossi, abbiamo qualcosina di interessante. Il numero 9 e il numero 10 di Full Metal Alchemist. Raga, edizione splendida, non ve lo devo neanche dire, poi Full Metal Alchemist mostruoso, mi piace. Nel senso, devo ancora leggerli questi, però Full Metal Alchemist, raga, mi piace. Numero 4 e numero 5 di La Grande Avventura di Dai. Vabbè dai raga, io sono fan comunque di Dragon Quest, l'ho preso, perché come mi è uscito l'ho preso. Anche questo ragazzi, preso ieri, numero 3 di 20th Century Boys. Basta. Arriviamo ragazzi all'ultima cosa. Questa è la cosa che non ho ancora letto, ho una gran voglia di leggerla. La volta scorsa, nel video acquisti scorso, vi ho fatto vedere l'edizione nuova di JoJo, ovvero la JoJonium. E in tanti mi avete scritto, guarda, è un'edizione nuova, figa, prendila se non hai quella vecchia, comunque che, insomma, è figa questa edizione. Io vi ho fatto vedere i primi tre volumi di quell'edizione lì, che erano quelli verdi, se non mi sbaglio, e qui ho tutti quelli rossi. Il 4, il 5, il 6 e il 7 di quelli rossi. Poi chiaramente cambia perché diventano blu se non mi sbaglio. Ho preso solo questi rossi perché ancora non ho iniziato JoJo. Quando inizierò JoJo e vedrò che secondo me merita, allora continuerò anche quello. Per adesso ho preso questi e sono contento così. Quando lo inizierò darò un giudizio, per adesso sto zitto. Ok ragazzi, ora arriviamo alle cose che ho letto. Ieri ho preso anche un box, che adesso vi faccio vedere. Questo qui, che si chiama Phantom Seer, vero? Sì. Questo box qui, che, ve lo dico subito, dentro c'è questo volume. Lo sto leggendo, sono più o meno a metà. E ragazzi, il box si apre tipo così, cioè dovete tirare questa parte in avanti. Non lo tolgo perché poi è un casino rimetterlo dentro. Dentro c'era il volume e un cartoncino per bloccare il volume. Tutto lì, non c'è nient'altro dentro questo box. Vi dico la mia su questo manga. Allora, un ragazzo è... come si dice? Un sensitivo, una roba... C'è scritto dietro. È un medium. E praticamente incontra questa ragazza che ha l'abilità di percepire il pericolo.
e la loro vita si incastra perché lei percepisce il pericolo, ma in realtà non è proprio così. Non ve lo spoilerò perché se lo volete leggere lo trovate. Poi vabbè, io sono a metà, quindi non so neanche io cosa succede in tutto questo volume. Lui ha una sorella, non mi sto spoilerando quello che succede perché c'è scritto anche dietro. Lui ha una sorella che è molto importante, comunque molto forte, e lui non riesce mai a dirgli di no. Anche quando prova a dirgli di no, lei in qualche modo gli fa sempre dire di sì. Quindi lui è molto succube della sorella. E questa è un po' la storia. Lui deve stare vicino alla ragazza per aiutarla. Tutto qui. Per adesso è così. Non si sa. In tutto, ragazzi, dovrebbero essere 5 volumi, anche perché dovrebbero stare tutti dentro questo box qui. Vediamo la fine di questo. Per adesso non ho intenzione di continuarlo, ma sono a metà. Togliamoci subito il peso, ragazzi. Ho preso tutta, oddio, la serie di 44 volumi, non si vedrà mai un cazzo, di Ken il Guerriero. L'edizione chiaramente quella vecchia, incredibile. L'ho presa in un mercatino dell'usato, l'ho pagata 60 euro, tutta l'edizione. Secondo me non è andata neanche male, nel senso... potevano comunque venderla molto di più. L'ho trovata anche a un buon prezzo e anche, non posso dire tenuta bene bene, perché comunque ha tutti i bordi un po' distrutti, però dai, sono abbastanza contento. E ditemi voi cosa ne pensate di questa serie, se ho fatto bene a comprarla, se ho fatto male. Andiamo avanti, partiamo ragazzi col volume 1 di Love After World Domination. Allora, conoscete Romeo e Giulietta? Stessa cosa. Lei è di una fazione, lui è di un'altra, si innamorano e devono fare appuntamenti, si devono vedere, c'è la gelosia, tutte queste cose qui. Non ho intenzione di continuare. Numero 19 di Dottor Stone. A me piace, ragazzi, ma ci metto sempre una vita a leggerlo. Sempre un sacco, c'è tantissimo da leggere. Numero 3 di Gannibal. Ragazzi, bellissimo. Il primo volume, se vi ricordate, a me era piaciuto tantissimo, ci avevo fatto anche un video. Il secondo volume un po' era calato. Questo, fantastico. Fantastico, fantastico, fantastico. Io ve lo stra consiglio. I disegni sono bellissimi. Il problema, ma comunque la cosa principale di questo manga è che è molto ansiogeno. Cioè, ti fa stare lì, porca puttana, e adesso cosa fa il poliziotto? Perché tu potresti anche, cioè, dire, ma adesso lui... C'ha praticamente tutti contro. C'è tutto un intero villaggio contro di lui. Che ti sorveglia, che ti guarda, che ti fa questo, che ti fa quell'altro. Quindi, cioè, uno normale dice io prendo la mia famiglia e me ne vado. Lui no. Mi piace, lo continuo molto volentieri e ve lo consiglio. Numero 8, numero 8 dello spin-off, credo sia anche l'ultimo volume, di Food Wars Etoile. Che francese incredibile, so anche parlare in francese, mandatemi a fanculo, giustamente perché so parlare francese. Ne hanno parlato molto, ragazzi, di questo manga, numero 1 di Shangri-La Frontier, e dentro questo, cioè dentro, insieme a questo volume c'era anche questo. Che cos'è? Ci sono scritte cose, non le ho lette, ma ci sono scritte cose. Io avevo preso questo volume, poi sono tornato la volta dopo in fumetteria perché ancora non erano usciti quelli speciali, ho preso questo che è sempre Shangri-La Frontier ma speciale, e poi questo Shangri-La Frontier che è in rilievo e la faccia, questa qui, è pelosetta, anche le gambe sono un po' pelosette, quindi la faccia e le gambe sono un po' pelosette, mi sta venendo da starnutire a sentire questo coso. Andiamo avanti. Numero 13, ragazzi, di Tokyo Revengers, veramente bellissimo, a me piace un sacco, ve lo straconsiglio, so che a tanti purtroppo non piace, però a me personalmente sì. Numero 11, 12, 13, 14 e 15 di Forza Genki, Forza Sugar, io lo chiamo Forza Genki. Ragazzi, mamma mia, vi giuro, quando l'ho letto all'inizio ho detto sì, mi piace, lo continuo, ma non mi aspettavo che mi prendesse così fino adesso, cioè... È bello, cioè il livello è sempre alto, quindi mi piace un sacco. Non mi ricordo quando sono tutti i volumi, penso una ventina, 22, sì, forse 22 volumi se non mi sbaglio. Però ragazzi, cazzo, bello, veramente. Come vi dicevo ragazzi, abbiamo Agente 00811, che questo l'ho letto. Numero 39 di Uchō Kyōdai Fratelli nello Spazio. Solo io e l'autore lo seguiamo questo manga qui, quindi
non vi dico quando ve lo consiglio, anche perché non ve lo consiglio, anche perché io sono fermo al 10 e questo è il 39, vabbè. Numero 17 di Vita da Slime, e per me questo è l'ultimo volume, basta, ho deciso di troncarlo, ragazzi. Numero 1 di Demon Slave, è anche l'ultimo volume per me. Stop anche qui. Numero 7 di Zombie 100. Questo mi piace, lo continuo, ci sta. Ora ragazzi andremo molto più veloci, tranquilli. Numero 4 e 5 di Kingdom. Dov'è? Qui. Kingdom, ragazzi. Beh, per adesso lo continuo. Voglio provare ancora con altri due volumi e poi prenderò una decisione finale. Numero 9 di Gigant. Che dire, finisce col 10. Numero 9 di City Hunter Rebirth. Finirà anche questo, penso a breve finirà. Numero 18 di Plunderer. Mi piace, lo continuo. All'inizio secondo me era molto più bello, però è calato un po', però è comunque carino, leggibile. Numero 1 di Poki e Kuro. Che cos'è? Chiaramente lui è un mostro, un demone, un vampiro, no? Cioè un mostro in generale. E nel suo mondo arriva un'umana. E gira questa voce che chi mangia un'umana diventa tipo super OP, fortissimo e può conquistare il mondo dei demoni. E lui trova questa umana e non riesce comunque a farci niente, anzi si innamora. Quindi basta, nel senso è uscito il primo, l'ho letto, è finito lì, basta. Ora arriviamo con il numero 1, che avevo fatto anche un video a parte, di Kaiju 8. Qui abbiamo il volume questo, che sono quelli due speciali, sì, questi due speciali, e poi c'era il box, che vi ho fatto anche vedere nel video, con dentro i primi due volumi. L'autore di Kaiju 8 è quello che ha fatto questo. Prima ha fatto questo, se non mi sbaglio nel 2004 ha fatto questo, è finito poi, e adesso ha fatto uscire Kaiju 8. In Italia invece è uscito adesso questo. Vabbè, no, era una chicca così. E Kaiju 8 sì, lo continuo, quell'altro assolutamente no. Siamo arrivati ragazzi alla parte finale e abbiamo il volume 2 di questo. Com'è che si chiama? Adu? Dovrebbe essere Adu? Vabbè, ho preso il volume 2 e non credo che prenderò il 3. Numero 18 di quella bellissima serie incredibile, mamma mia, pazzesca, oddio, quante Demon Slayer. Mi sa che ho sbagliato manga. Numero 1 nella Discovery Edition di Bungo Stray Dogs, anche questo lo lasciamo per i cazzi suoi. Numero 1 nella nuova edizione di A-Shards 21, guardate quanto è grosso, dentro se non mi sbaglio ci sono 3 volumi di quelli vecchi. Raga, non è brutto, vi dico la verità, non è però il mio genere, io veramente con il football americano non mi ci trovo per niente, quindi non lo so se prenderò ancora il volume 2, non credo che lo continuerò. In tutto quanti saranno? 13 volumi. E quanto costano? 15 euro. Non lo so ragazzi, vi dico la verità, non saprei veramente cosa fare. Poi no, per adesso ragazzi non lo continuerò. Numero 9 di City Hunter XYZ, edizione vabbè mostruosa, ma quello devo stare a dire, come quella di A-Sharp 21. Bellissimo. Arriviamo ragazzi all'ultimo volume, vi dico la verità, questa è una cosa che in Italia ho visto veramente poco, anzi non l'ho quasi mai vista. Ed è un'opera che... sì, magari è vecchia, adesso io non me ne intendo perché so che in Giappone è uscita un sacco di tempo fa. Io addirittura avevo un gioco per la PlayStation dove c'era anche lui, dove c'erano tantissimi personaggi anime e c'era anche lui, ovvero Kenshin. Ragazzi, non è male, poi vabbè l'edizione è molto carina con questa scritta in rilievo, molto molto bella. Che dire, è un samurai che molto forte, chiaramente super OP, che combatte con la spada invertita. Praticamente combatte con la lama, invece che taglia, invece di tagliare qui, la lama taglia dietro. Quindi quando colpisce gli avversari non li uccide se li colpisce dal davanti. Poi ci sono dei motivi o comunque... Per adesso ragazzi è carino, prenderò ancora il secondo volume e non è una cosa nuova, è una cosa già vista, ma vi dico, è una cosa molto vecchia, cioè non è uscita adesso in Giappone, è uscita 30 anni fa, 40, adesso non lo so. È uscita molto molto tempo fa, forse ho esagerato 40 anni fa, però è uscita tanti anni fa. E nulla ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su, se non è piaciuto chiaramente pollice in su, e bella!